Ciao confettine, ciao confettini, top! Bentornati in un nuovo video unboxing in collaborazione con la ditta Saveso, non lo so. Comunque vi faccio vedere questi splendidi prodotti che è mesi che devo fare questa recensione, quindi non trovo mai il tempo, quindi mi scuso con l'azienda. Allora, praticamente mi sono arrivati questi prodotti fantastici che veramente ve li consiglio sinceramente, perché comunque sono cose che avrei voluto comunque comprare io. Sono arrivate gratuitamente a me ovviamente e non le ho ancora testate né nulla, li testeremo insieme in questo video. Quindi adesso ve li faccio vedere, poi ve li faccio vedere in azione. Allora, i link dovrei averli, quindi dopo guardo la mail e ve li lascio come al solito fissati nel primo commento in alto. Trattandosi di una collaborazione Amazon, questi prodotti arrivano praticamente entro 2 giorni, vi arrivano. E quindi ottima cosa. Vi faccio vedere i prodotti senza dilungarmi. Cominciamo da questo fantastico robot aspirapolvere, questo così che è anche il telecomando della Bagot. Guardate l'esempio, cioè è veramente comodo, io poi non vedo l'ora di metterlo all'opera e niente, adesso lo andiamo a aprire insieme. Come vedete è ancora tutto chiuso. Allora spacchettiamo, unboxiamo insieme. Allora, innanzitutto vi faccio vedere anche l'imballo, che è veramente, guardate, cioè, ok, fatto molto accuratamente. Qua troviamo come praticamente vi arriva il robot, così, in questa cosa. Allora, tutto molto sigillato, devo dire, cura per ogni cosa. Allora, qui abbiamo il libretto di We say thank you, istruzioni. Poi guardate come è messo tutto in ogni scomparto, quindi questo è anche comodo per riporlo o se dovete traslocare qua la sua scatoletta. Allora, questo qui è il telecomando, che ha anche un LED, come vedete abbiamo anche lo schermino, e quindi interessante. Viene fornito di pile il telecomando, ottima cosa. Questo qui è la spina e suppongo che questo sia il caricatore. Questa qua è la stazione di ricarica per l'aspirapolvere. Andiamo a aprire tutto. Vedete, così. E quindi questo è il posto per il telecomando, come vedete, e qui ci va l'aspirapolvere. Qua dietro abbiamo il filo, cioè il buco appunto, e va inserito qua. Poi qua comodamente potete tenerlo così e lo caricate, come vedete anche lo scomparto per nascondere il filo, ed è un'ottima cosa questa. Ok, mettiamo qua. Questo non ho la minima idea di che cosa sia. Penso sia un filtro di ricambio, guardate. Penso proprio di sì. Poi qua cosa abbiamo? Ah, abbiamo delle cose che penso siano ricambi. Questa qua è una specie di bobina, ma non lo so, magnetica, non ne ho idea. Devo comunque guardare bene. Comunque è ottimo che te lo danno già compreso di ricambi e tutto. E ora arriviamo al protagonista, che è questo fantastico robottino. Ah, non sono finite qui le sorprese, ragazzi, perché ora che fondo alla scatola abbiamo anche questa spazzolina, questo con questo, e qui abbiamo no vabbè, guardate che carine queste non so se sono di ricambio
sono praticamente le spazzoline che girano, sono fatte in questo modo, ne abbiamo praticamente quattro. Non so se sono da inserire o sono già di ricambio in dotazione praticamente. Ne abbiamo quattro. E ottima questa cosa, mi piace. Ora vediamo il nostro robot come è fatto. Allora, eccolo qua. Qua abbiamo i vari chiusure. Adesso le vado a togliere. Come vedete, è tutto nuovo, non l'ho ancora usato. Qui abbiamo questo scotch. Ok, vedete che bel design, fa ancora assieme, è specchiato, è veramente bellissimo, specchiato. Mi piace che è arrivato nero perché c'è sia nero che bianco, mi piace molto nero. Allora, dietro praticamente è fatto in questo modo, come potete vedere ha le rotelle, qui ha questa cosa che gira, sì, in termini molto professionali. Qui c'è un'altra rotellina e qui ci sono c'è questa spatola che cattura girando praticamente, e appunto le spazzoline che vi dicevo vanno inserite qui, quindi ce ne sono due di ricambio. Ottima cosa perché comunque ne abbiamo già due in dotazione di ricambio. Ora le vado a inserire. Ok, si mettono in questo modo, vedete? Così che praticamente gira questo. E ci metto l'altra. Quindi ottimo perché abbiamo già, non saprei come chiamarle, due rotelline pulenti di ricambio, appunto. Ecco qua. E questo è il nostro robottino. Allora, qui... questo viene via per poi aiutarci alla rimozione delle cose residue, appunto con queste spazzoline che andiamo qui appunto a pulire. Questo robottino qua è veramente qualcosa di top, ragazzi, veramente. E c'è lo scatto di sicurezza e siamo a posto. Ora, mi leggo le istruzioni e poi vi faccio vedere come si usa, ve lo faccio vedere in azione. Passiamo sempre della Bagot a questa telecamera di sorveglianza. Allora, questa qui è la Bagot C29 Smart C29S Smart Camera. E allora vi faccio vedere come si presenta. Anche questa arriva con tutti i suoi libricini di istruzioni. È proprio tutto imballato in questo polistirolo morbido. Guardate che carino il design. Questa gira tutta, gira praticamente su se stessa, gira tutto. È fantastica. Qua abbiamo l'antennina e questa qui registra in 1080, quindi Full HD. E si può collegare al telefono tramite l'app. E vedere tutto quanto. Questa è utile anche per fare praticamente gli scherzi sul canale di coppia e io per questo motivo che la volevo anche. Come vedete, si può anche appendere mediante questi gancetti, la possiamo tenere appesa così e in questo modo si appende in questo modo e questa è la sua antennina. Insomma, oppure tenerla in questo modo. Io la tengo così in modo che posso spostarla dove voglio. Abbiamo ovviamente il suo caricabatterie che ricorda il caricabatterie dell'iPhone, un po' più allungato, fatto così tramite USB e poi questo va alla videocamera. Abbiamo questa specie di braccio. Questo è un supporto in più, devo ben vedere cosa serve. Comunque sempre per la telecamera, comunque. E poi qua abbiamo anche in dotazione un cavo wireless.
per la connessione a internet. No, guardate qua, abbiamo anche questo per rimuovere la schedina delle cose che comunque sono state registrate. È proprio praticamente come quella dell'iPhone. E vedete, qua vedo ancora altre cose. Ecco qua, ci dà in dotazione anche i tasselli per l'eventuale fissaggio al muro, cosa che noi non faremo. E niente, adesso mi studio un attimino una cosa e poi ovviamente di tutte queste cose vi metterò a fine video le varie clip. Ultima cosa di questo video, abbiamo questo. Allora, questo qui, se non ricordo male, è un ferro da stiro che fa vapore, molto interessante. Allora, qui abbiamo le istruzioni. Questa è la casa produttrice VIP. Qui, guardate qui questa cosa, se vi interessa fate il fermo immagine. Niente, queste cose qua ci sono dentro. E andiamo a vedere. Allora, abbiamo un piccolo contenitore per l'acqua, per andare a travasare l'acqua dentro questo ferro da stiro, questo accessorio che comunque secondo me, oltre che a stirare, è ottimo anche per pulire il divano. Io infatti lo userò per questo. Questo qui è per stirare praticamente in orizzontale, sugli ometti stiriamo, fa vapore, però ovviamente il vapore anche igienizza e io lo andrò anche a utilizzare per igienizzare di tanto in tanto il divano. Questo appunto, come vedete, proprio è un ferro da stiro e questo ce lo possiamo attaccare. Ok, così con questo proprio facciamo la funzione di pulire. Con questo stiriamo e con questo puliamo col vapore, quindi ottimo davvero. Allora, questo è proprio è il serbatoio che viene fuori. Con questo cosino qua si va a inserire l'acqua qua dentro, poi con questo tappo andiamo a richiudere il tutto così, poi prendiamo e lo andiamo a mettere così. Veramente è molto molto semplice. Qua abbiamo la sua spina e qui, adesso vi faccio vedere che c'è questa etichetta, la vado a rimuovere e da qua appunto lo andiamo ad accendere. La spia ci indicherà le cose varie ed eventuali. E niente, è molto semplice. Poi la cosa bella è che anche questa borsina per portarlo dietro nei viaggi, perché è un valido sostituto di un ferro da stiro, perché un ferro da stiro anche da viaggio andrebbe a ingombrare molto. Questo invece occupa veramente pochissimo con la sua borsina e basta. Questo accessorio qua, magari questo non ci serve ovviamente, oppure magari anche per igienizzare le scarpe, perché no? Anche perché poi questo va via e si può pulire, quindi staccandosi, noi possiamo andarlo a disinfettarlo, metterlo a bagno o nella candeggina o in qualche cosa tipo l'isofor, la mucchina. Insomma, questo è veramente una cosa geniale. Veramente ve lo straconsiglio. E questo qui è della Sumgot. La marca è questa, Sumgot. E niente ragazzi, io adesso vi lascio le clip di queste cose. Magari di questo no, adesso vediamo, perché comunque deve stirare. Magari ve lo faccio vedere sul divano, non so, vediamo un attimino. E mentre dell'aspirapolvere ve lo faccio vedere funzionante e anche la telecamera. Se riesco a capire come funziona, vi lascio le clip. Guardate, prima di beccare gli ostacoli, li evita grazie ai suoi sensori. Guardate, evita qualsiasi ostacolo. Guardate, non va a sbattere. Cioè, ottima questa cosa, guardate. Bellissimo. Cioè, top.
ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, soprattutto che vi sia stato d'aiuto e spunto, perché no, idee regalo, autoregalo o per rivoluzionare le pulizie in casa, perché diciamocelo, un robottino così è veramente molto molto comodo. E anche la telecamera è funzionale, perché comunque se uno vuole usarla come videosorveglianza col telefono da fuori vede tutto e sta tranquillo. E anche questo, e anche il ferro da stiro barra vaporetto è veramente un ottimo alleato. Bene, io vi mando un mega bacione, i link vi ricordo ve li lascio qua sotto e niente, ci vediamo con un prossimo video e ciao a tutti confettini. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se non vi è piaciuto mettete mi piace lo stesso e iscrivetevi anche al canale di Coppia, Davide Chiara Channel, canale Chiara Alessandro ASMR. Prestissimo nuovi video in arrivo, ragazzi. Io ringrazio tutti quanti, tutti i nuovi iscritti, iscritti di sempre. Siamo arrivati a 68.000 iscritti, grazie di cuore. Mega bacione e alla prossima, ciao.